procedura, come dice il sindaco, è iniziata a metà gennaio. Abbiamo dato 90 giorni perché lo prevede la legge. Noi ci auguriamo sempre che ovviamente l'impresa possa trovare altro imprenditore che dia garanzia al credito sportivo da un punto di vista della solvibilità, al comune dal punto di vista della capacità imprenditoriale, iscrizioni, SOA, eccetera, fatturato, eccetera, per essere in grado di portare avanti quel lavoro. Lo ricordo, mancano dunque, sono stati realizzati il 71% dei lavori, manca circa quindi il 30%, ci vuole un'impresa che sia in grado di, partecipando a questa gara, di concludere 700-800 mila euro di lavori e poi possa gestire il parco per un numero di anni che verrà messo a gara. Quindi da questo punto di vista noi, lo dicevamo prima col sindaco venendo, non possiamo assolutamente lamentarci di qualcosa che non abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutto il possibile nel corso di questi mesi per accelerare, però sono procedure complesse, per cui se fai un passo avanti in un senso rischi che l'impresa poi ti fa causa, se fai un passo avanti in un altro senso rischi magari di danneggiare il finanziatore, il credito sportivo. Quindi prima di fare passi avventati e mettere il comune in difficoltà con danni, abbiamo dovuto soppesare riunioni continue. È venuto l'ufficio legale del credito sportivo a Terni, abbiamo ragionato, abbiamo anche proposto, come prevede peraltro il contratto, al credito sportivo di individuare l'impresa che doveva subentrare, però non hanno ritenuto assolutamente, per evitare futuri contenziosi, hanno voluto evitare di essere loro ad individuare l'impresa. Di imprese ce ne sarebbero, credo, solvibili, capaci, eccetera. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo fatto l'impossibile. Oggi con serietà informiamo la città dicendo che ci sono delle scadenze, male che vada, perché poi è questo che vogliono i cittadini, male che vada noi siamo convinti che ripartendo con una gara, in maggio, giugno, entro l'anno possano riprendere i lavori ed essere terminati nel breve volgere di alcuni mesi. Quindi concluderebbe i lavori, prenderebbe anche l'eventuale project financing? Subentra nel project financing, però è chiaro che poiché la parte residua dell'impegno è solo di 700-800 mila euro, e anche probabilmente se ci sarà una gara e la concorsualità, è chiaro che si confronteranno le imprese anche nel numero degli anni della gestione, per cui non saranno magari 30 anni ma magari saranno 15 anni, 10 anni, ecco. Questo lo stabilirà la gara. Realizzati i lavori finora, verrebbe comunque estromesso del tutto da questa situazione? Al momento noi, sarà la legge a stabilire, è chiaro che l'impresa che ha fatto i lavori in qualche modo tende, come abbiamo studiato decine e decine di volte con il sindaco, che peraltro abbiamo il vantaggio che fa anche l'avvocato oltretutto, quindi c'è di aiuto anche da questo punto di vista, abbiamo esaminato anche questo aspetto. L'impresa, anche in una procedura di concordato, in una procedura di fallimento, è chiaro che se i beni che vengono alienati poi alla fine rimane un residuo di valore, va indubbiamente all'impresa fallita, e quindi anche in questo caso comprendiamo l'esigenza dell'impresa che non vuol perdere il tutto. Noi però stiamo qui non a difendere l'impresa, sia chiaro, ma difendiamo l'interesse dei cittadini, per cui noi procediamo come prevede la legge. Poi in sede di eventuale giudizio saranno i giudici a stabilire eventuali rimborsi e chi dovrà farglieli, certo con i danni, con le penali, con tutto quello che comporta, perché sinceramente il quartiere sta soffrendo, la città sta soffrendo anche per questo lavoro. Io lo ricordo, la prima gara fu fatta 20 anni fa, allora è chiaro che la nostra intenzione, la nuova amministrazione è dispiaciuta di questo fatto, perché la prima gara per Cardeto partì 20 anni fa e ancora dopo 20 anni questa è la situazione. Tuttavia in 20 anni è palese, noi siamo qui da 7 mesi e non siamo stati con le mani in mano, quindi
Certo, un piccolo dono, però lo facciamo comunque oggi, perché comunque illuminiamo il Piazza Cuoco, il giardino di Piazza Cuoco, perché è un segnale di attenzione. È chiaro che è altra cosa, però volevamo in qualche modo dare l'idea che non stiamo dimenticando né Cardeto né gli altri quartieri cittadini. Ok, grazie.